eccoci davanti a una pagina di Vangelo straordinaria. È l'ultima parabola delle tre parabole della misericordia proposte nel Vangelo di San Luca. Queste tre parabole sono la pecorella smarrita, la dramma perduta e poi il figlio il prodigo, proprio la parabola di questa domenica. Queste tre parabole possiamo considerarle come il cuore pulsante del Vangelo di San Luca. Però attenzione, perché Gesù dice questa parabola perché i farisei stavano mormorando, stavano giudicando senza sapere. E questo succede anche oggi. Quanta gente giudica, mormora, critica, senza entrare in profondità nei casi, nei momenti difficili magari delle altre persone. La frase del Vangelo di oggi che suona come un coltello nelle spalle di Gesù è questa. Quando i farisei dicono: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ma Gesù è proprio venuto per i peccatori e non per chi, come i farisei, si sentono già santi, con un piede in paradiso. Allora, alla luce già di questa frase, tu ti senti un fariseo che giudica o un peccatore che ha bisogno di Gesù? Ossia, sei colui che punta il dito sul prossimo solo per sottolineare le cose negative, gli sbagli? O sei colui che, sentendosi affaticato dalla vita, non vuole criticare nessuno, ma essere consolato e custodito da Gesù? Ecco, il Vangelo di oggi ce lo farà capire molto bene. E onestamente a me non piace tanto chiamarla la parabola del figliol prodigo, ma preferisco chiamarla la parabola del padre misericordioso, perché lì ci sono due figli entrambi che ritornano al padre, o che dovrebbero ritornare al padre. Due figli che tutto sommato rappresentano ognuno di noi, chi più uno e chi più l'altro. La verità è che entrambi non si comportano da figli, perché il primo si comporta da ribelle e il secondo si comporta da servo. L'obiettivo di questa parabola è quello di farci cambiare l'opinione su Dio e aiutarci ad una conversione personale, vera e profonda. Perché questi due figli sono entrambi immagini della nostra fede, che viviamo o da ribelli o da servi. Allora partiamo dal figlio minore, cioè il ribelle. Il primo figlio ha un'idea precisa, questa che è il bloccare la vita da parte di Dio, cioè un Dio che dà fastidio, un Dio che opprime, che soffoca la vita. E questo figlio vuole a questo punto l'eredità del padre, vuole andarsene da suo padre e vede il padre solo come un bancomat, una carta di credito che deve soddisfare con l'eredità i suoi piaceri. E questo è un paradigma, vedere un Dio solo quando abbiamo bisogno di lui, ma attaccandolo quando ci chiede sforzi per seguirlo nella vita. Questo figlio, tutto sommato, è una persona che pensa di avere ragione su tutto e su tutti, ha la verità in tasca. E nella fede, nella Chiesa di oggi, chi sono questi, potremmo definirli, figli ribelli? Sono coloro che fondamentalmente non accettano la Chiesa, che non vogliono approfondire, coloro che prendono solo ciò che vogliono dalla Chiesa e poi si mettono a giudicare vescovi, preti e anche il Papa, in modo particolare Papa Francesco. Sono coloro che vivono la fede solo secondo il loro io e non secondo Dio, o come direbbe San Paolo VI, seguendo i segni dei tempi. Cosa succede poi in questa parabola? Che passa l'euforia a questo figlio ribelle. E questo succede anche a noi, perché normalmente dopo l'illusione c'è sempre una delusione. Perché questo figlio
fa di testa sua. E facendo di testa sua, pensando di avere sempre ragione, comunque ha un vuoto interno incolmabile. E San Luca dice che a un certo punto questo ragazzo rientra in se stesso. Che bello questo rientrare in se stesso. Vuol dire che cerca la verità, non nell'esteriorità, ma ha capito che ha un vuoto incolmabile dentro di sé e parte, va verso la casa del padre, appunto questo padre misericordioso, che come prima cosa cerca di abbracciarlo. Sì, il padre, appena lo vede, interrompe questo figlio che cerca di argomentare il suo ritorno con scuse piccole piccole, banali. Il padre chiede di fare festa, gli ridà la dignità di figlio senza se e senza ma. L'importante per questo padre è riaverlo con sé, è importante ritornare a casa. Questo è il desiderio di Dio per ognuno di noi quando noi fuggiamo nell'essere ribelli contro di Lui. Lui è pronto a riaccoglierci sempre e a dirci: benvenuto a casa, bentornato a casa. Ma vediamo adesso anche il figlio maggiore, che è un po' servo, un po' tanto servo. Questo figlio assomiglia veramente a molti cristiani di oggi. Questo figlio rappresenta coloro che sono sempre ligi alla forma, alla ritualità, coloro che magari pregano tanto, ma con tante parole e poco cuore, coloro che sono sempre pronti poi a giudicare i peccatori, i lontani, magari anche all'interno della loro famiglia. Questo figlio, rappresentato nella parabola di San Luca, è stato sempre con il padre, ma forse per tenerselo buono. E poi, nel momento in cui arriva suo fratello, che ha gettato all'aria parte dell'eredità, si sente messo da parte. Gli dà fastidio che il padre accoglie il figlio che ha sperperato tutto e non tiene conto invece di lui, che è sempre stato vicino, per paura. Il padre, questo figlio, anche se è servo, lo guarda con amore perché lo conosce e lo supplica, facendogli capire che ha un figlio maggiore che è un po' servo, che fa il bravo ma non è poi convinto così di esserlo, che ha un figlio che ha messo una maschera per troppo tempo, che ha un figlio che vuole solo fare bella figura ma non gioisce per la conversione di suo fratello, non gioisce per aver riunito la famiglia. Allora veniamo ancora alla figura del padre misericordioso, seppur in modo sintetico. Questo padre corre il rischio educativo di non ostacolare i figli. E quante volte invece oggi ci sono genitori che cercano di imprigionare in schemi i loro figli. Un vero padre sa che sbattendo il naso i figli possono imparare, come fa Dio con ognuno di noi. Noi abbiamo un grande dono che è la libertà, e a volte proprio abusando della libertà che abbiamo, abbiamo delle cadute, abbiamo delle fatiche. Ecco, queste servono per farci capire che Dio è sempre pronto a rialzarci. Questo padre misericordioso è un padre non rancoroso, è un padre che vuole dare un'altra opportunità. Potremmo dire che non gli dà due sberle ai figli, ma gli dà due abbracci di amore. Non dice "te l'avevo detto", ma ama vedendo il bene in loro. Ecco che allora questa è veramente una parabola preziosa, unica nel cammino quaresimale, e parla di ognuno di noi. Mi verrebbe proprio da provocare la nostra vita alla luce di questo Vangelo, con questa domanda: a quale stadio si trova la tua fede? Quella del figlio ribelle, che fa tutto come gli pare e piace, un po' prendendo dalla fede solo quello che gli conviene e che gradisce?
e quindi vedendo un Dio unicamente come un self-service? Oppure sei più un figlio servo che ha paura di deludere Dio, di essere punito da Dio, che ha paura di un Dio dittatore e giudice? Oppure, e sarebbe la cosa più bella, ti vedi come il Padre misericordioso, che guarda con amore tutti, secondo le loro fatiche, le loro fragilità, e l'unica cosa che desidera è accogliere, abbracciare, custodire le persone nell'amore e nella fede e nella speranza. Allora potrei racchiudere questo Vangelo con una bellissima frase di Papa Francesco, che unisce il figlio ribelle, il figlio tra virgolette servo e il padre misericordioso. Papa Francesco disse questo: andare controcorrente, avere il coraggio di andare controcorrente, ma non contro qualcuno come fanno i vittimisti e i complottisti che caricano la colpa sempre sugli altri, no, contro la corrente malsana del nostro io, egoista, chiuso e rigido. Andare controcorrente per metterci nella scia di Gesù, senza scorciatoie, senza falsità, senza doppiezze. Siate liberi, siate autentici, siate coscienza critica della società. Abbiate la passione della verità, perché con i vostri sogni possiate dire: la mia vita non è schiava delle logiche di questo mondo, perché regno con Gesù, per la giustizia, per l'amore e la pace. Che bella questa frase di Papa Francesco. Ricordiamocela, viviamola, cerchiamo di farla diventare un seme in questa Quaresima, perché possa almeno a Pasqua germogliare in modo particolare nell'ultima frase, quando Papa Francesco dice: abbiate la passione della verità, perché con i vostri sogni possiate dire: la mia vita non è schiava delle logiche di questo mondo, perché regno con Gesù, per la giustizia, per l'amore e per la pace.